Allora, dico due parole io e poi vi facciamo vedere il rullo con alcune immagini dei film che distribuiremo quest'anno. E poi volevo segnalarvi che i registi di alcuni di questi film, in particolare Gianni Pacinotti, c'è anche Matteo Rovere, l'avevo visto. Sì, Matteo Rovere e Pippo Mezzapesa. Sono qui, quindi se poi ci sono delle domande per loro sono qui. Nell'Istino, che conta 8 film, ci sono ben 5 italiani. Negli anni scorsi, varie volte si è parlato anche della difficoltà, perlomeno della nostra difficoltà, di mantenere in distribuzione i nostri stessi film. Per questo la Fandango ha più che altro distribuito un prodotto non italiano negli ultimi anni, con poche eccezioni. Ora sta un po' cambiando, un po' di cose stanno cambiando, e in particolare la crescita anche di 01, con cui abbiamo lavorato molto negli ultimi anni, ha fatto sì si crea uno spazio per Fandango e anche per altre distribuzioni. Cioè, 01 ha veramente ormai tanti film, ha una forza che si è guadagnata negli anni, è diventata una distribuzione grossa, e come sempre, insomma, c'è un tipo di prodotto che forse ha bisogno di meno forza esplosiva, chiamiamola così, e quindi magari riuscite meno potenti, ma di una cura maggiore, diciamo, un lavoro che ho fatto un po' più nel tempo. Quindi ci è successo di avere, per esempio, pochi mesi fa abbiamo avuto in distribuzione da Rai Cinema un film, film tratto dal romanzo di Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio, dove abbiamo fatto un lavoro, appunto, che una distribuzione piccola come la nostra può fare. Abbiamo allestito una mostra, insomma, abbiamo fatto un certo tipo di lavoro che ha portato dei risultati. Questo non è detto che succeda sempre, però perlomeno, insomma, ci si può mettere quel tipo di attenzione. Con Rai Cinema, cioè, molti di questi film sono prodotti con Rai Cinema. C'era Cecilia Balmarana qui, che ringrazio di essere qui con noi. E con Rai Cinema abbiamo definito un po' una linea, che è quella di cercare di indovinare in partenza quale film è più adatto al listino 01 e al lavoro che può fare 01, e quale invece è più adatto a quello che possiamo fare come Fandango Distribuzione. E questi film sono appunto nel nostro destino, proprio perché pensiamo che abbiamo bisogno di un certo tipo di lavoro, di un certo tipo di cura. Con questo non sto dicendo a 01 non cura i propri prodotti, però, ecco, loro possono forse essere invece più adatti di noi se certi film, perché in realtà è una cosa che si può anche poi può essere anche un po' una sorpresa a un certo punto, però, insomma, in realtà noi cerchiamo di indovinarlo prima. Se certi film hanno bisogno di un'uscita molto potente, quindi tante 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 copie, loro sicuramente hanno in quel senso maggior forza di noi. I film che troverete qui e che vedrete nel rullo sono L'ultimo terrestre, appunto, di Gianni Pacinotti, che ha bisogno ancora di due parole. È forse il primo risultato evidente anche di una collaborazione diversa tra Fandango e una casa editrice, che è la Coconino Press, per la quale Gianni ha pubblicato tanti suoi lavori, quasi tutti forse. Ed è lì che anzi, in particolare al Festival del Fumetto di Lucca, che Gianni e io abbiamo iniziato a parlare dell'ipotesi di fare un lavoro insieme, insomma, che lui dirigesse un film. E fin dall'inizio abbiamo pensato che sarebbe stato un film con attori, non un film animato. Gli altri film italiani sono appunto Gli Sfiorati,
di Matteo Rovere, che è un progetto che noi abbiamo avuto in gestazione per tantissimo tempo. Laura Paolucci, che ha parlato insieme a Matteo e a Francesco Piccolo, ho scritto la sceneggiatura del film, penso me l'abbia proposto moltissimi anni fa, uno dei primi libri che mi ha portato, suggerendo di farne un film. Cioè, ci ha permesso anche tanto, forse troppo, però sono molto contento. Il libro era ambientato sulla fine degli anni Ottanta, mentre il film ha un'attualità che fa capire che certi discorsi e un certo modo di raccontare di Sandro può essere, insomma, conservano una grande, appunto, freschezza, non sono affatto datati. L'altro lavoro che vedete è il Paese delle Spose Infelici di Pippo Mezzapresa. Non so se il titolo alla fine rimarrà questo. Questo è il titolo del romanzo di Mario Desiati. Un romanzo edito Mondadori. Mario Desiati però è anche il nostro direttore editoriale come Fandango Libri. Ho visto che è uscita un'ansa ieri o l'altro ieri che dice che abbiamo, ed è vero, abbiamo opzionato il suo ultimo romanzo, Ternitti, e inizieremo a lavorare per cercare di farne un film. Comunque era parecchio tempo che con Pippo cercavamo un progetto per accompagnarlo nel suo esordio, e insomma, questo libro c'è tanta pugliosità in qualche modo in questo progetto, essendo Pippo di Bitonto, per essere precisi. Io di Bari slash Santo Spirito, Desiati di Martina Franca, cioè vabbè, quindi sì, infatti sembra un po' un clan. E anche questo film è praticamente pronto. Sia il film di Gianni che quello di Pippo sono in montaggio, mentre Matteo ha ormai finito, missato qualche settimana fa. Diaz. No, parliamo prima di Ruggine, allora. Ruggine è un film di Daniele Gaglianone che abbiamo prodotto insieme a Gianluca Arcopinto, col quale nel passato abbiamo già prodotto altri film, compreso un film di Daniele Gaglianone. E questo film è finito, anche questo come quello di Matteo, siamo andati al Mix poche settimane fa, quindi è finito. Adesso capiremo, insomma, per tutti questi film che nomino, capiremo che cosa succederà a livello di festival, e poi le uscite verranno un po' determinate anche da questo. E Daniele, che non ho nominato prima perché appunto non c'è, è a Torino, però c'è qui Gianluca Arcopinto, quindi anche su questo progetto, se avete voglia, insomma, a parte me c'è Gianluca che può rispondere a domande. Ed è un film che adesso lo vedrete, cioè, ha un cast piuttosto, cioè, molto importante per un film italiano. Anche un film italiano di un certo tipo. L'ultimo film italiano di cui parlo è Diaz. Diaz, le riprese di Diaz sono iniziate sabato mattina a Bucarest, quindi diciamo che oggi domani chiudiamo la prima settimana vera di riprese, andranno avanti ancora altre 6 settimane lì e poi 3 a Genova. Insomma, si è detto già abbastanza, penso. Questo progetto, ogni volta che viene fuori qualcosa, parte una qualche polemica, per cui ho capito che meno dico e meglio è, quindi vabbè, insomma, se ci sarà tempo per parlarne. Comunque, insomma, il regista è Daniele Vicari. Qui non abbiamo immagini del film perché il promo l'abbiamo messo insieme qualche giorno fa, non erano neanche proprio fisicamente ancora arrivate le prime immagini, per cui Federico Mauro ha inventato una roba grafica di grande effetto, forse. Comunque, e gli altri film, c'è uno di nostra coproduzione che ha vinto il premio, ha vinto l'Orso d'Argento a Berlino nell'ultima edizione, che in italiano abbiamo chiamato La Faida, che in realtà era il titolo originale del progetto, prima che il regista scegliesse un titolo diverso che è The Forgiveness of Blood. E
ambientato in Albania, di un regista che americano, che però ha lavorato sì, che è Joshua Martin, che aveva realizzato Maria Full of Grace. E ci sono altri due film che sono Il Sentiero e On the Road. Allora, Il Sentiero lo vedrete. C'è un trailer, forse più definito, molto di quello che vedete purtroppo è ancora in lavorazione. Mentre On the Road quando ho saputo che finalmente qualcuno stava facendo un film da On the Road, perché sono tanti anni che ci provano, nonostante di solito siamo molto cauti nelle nostre acquisizioni, ne facciamo poche e piccole, lì è scattato qualcosa, perché essendo On the Road per alcuni di noi, anche generazionalmente, un libro, adesso vediamo cosa sarà il film, un libro particolarmente importante, abbiamo cercato a tutti i costi di acquisirlo. Pensavamo di esserci riusciti, invece poi no, l'ha acquisito Medusa, però ecco, visto che Medusa, in questo momento stiamo lavorando meno con Medusa e molto di più con Recina, però abbiamo lavorato anche molto molto con Medusa in passato, e probabilmente continueremo a farlo nel futuro, quindi ci sono dei rapporti anche molto buoni. Alla fine è andata così, che ci affidano in distribuzione questo film, che è una cosa un po' strana, però sono contento, perché perlomeno lavoriamo su questo film, ho molte speranze. Quindi adesso facciamo vedere questo rullo, e poi se c'è qualcosa siamo qua. Grazie. Rispetto a questa invasione di commedie di cui già siamo pronti, diciamo, che siamo già pronti ad accogliere, invece vediamo molti, appunto, tutti i temi, argomenti anche forti, importanti, insomma, film di Berlino, cioè volevo un po' una tua valutazione anche su questo, come vedi, quindi, insomma, questa scelta. Grazie. Cioè, dice che andrà male? No, secondo me piace moltissimo, cioè, a me figuriamo, però... No, se ne è parlato di questo, forse i tempi erano più giusti. Qualche tempo fa, quando noi eravamo in uscita, anzi era già uscito, era già andato molto bene Qualunque Mente, potendo finalmente parlare non da lontano, perché poi dire ci sono troppe commedie in Italia, basta le commedie, non facendole, sembra anche che uno lo faccia, perché poi non è parte di quel momento di esaltazione collettiva. Io invece ero in un momento di buona esaltazione, invece ero contento, però dicevo allora e dico tuttora che non può essere l'unico modo anche di raccontare storie, no? E va benissimo che ci siano anche tante commedie, va benissimo, specie se poi vengono fatte bene, se non diventa una convinzione generale che l'unico cinema italiano che può funzionare è appunto quello delle commedie, per cui a quel punto si punta quasi solo alla quantità, e anche perché son fenomeni che purtroppo non è detto che durino in eterno, e anzi bisogna cercare che durino il più lungo possibile, proprio mantenendo la qualità alta. Detto questo sulla commedia, penso che poi ci sia anche... che sia anche giusto che ogni autore decida come con quale stile e a volte anche seguendo quale genere raccontare la storia che ha voglia di raccontare. Anche tutto il discorso sugli incassi, che bello che insomma, la percentuale che si è alzata così tanto degli incassi del cinema italiano, è tutto molto positivo, non deve diventare però poi una costrizione che limita a un unico genere, a un unico modo di far cinema, la creatività di chi invece può farlo, secondo me, in maniera altrettanto interessante, se non anche di più, in altro modo. L'anno scorso c'è stato un momento in cui evidentemente al di là dei calcoli c'era proprio
un momento in cui molti autori avevano voglia di raccontare in forma di commedia. A me mi ha colpito Mazzacurati, che con la passione ha voluto fare una commedia vera. Insomma, non c'è stata una forzatura. Albanese, vabbè, è chiaro, è più facile. Qui mi sembra abbastanza... mi sembra giusto così, mi sembra giusto che si cerchi di fare un cinema che non sia solo commedia, che poi, diciamoci anche la verità, le commedie poi hanno a volte dei grandi risultati al botteghino, viaggiano poco, è molto difficile. Noi siamo stati fortunati con Mille Vaganti, che è stato preso in distribuzione in molti paesi, però in generale le commedie fanno più fatica a viaggiare, a uscire in altri paesi, insomma, quindi penso che certi risultati che poi sono stati salutati anche un po' da tutti quanti con favore, sia recentemente anche all'ultimo Festival di Cannes o un paio d'anni prima, insomma, arrivino da film che commedie non sono. Domenico. No, buongiorno a Procacci e a Fandango. L'altro giorno è stata la conferenza stampa per la presentazione del listino della Medusa, che si parla che è aumentata come fetta di produzione e di incassi. Voi, la Lucky Red e qualche altra realtà tipo l'Iris o la Videa o queste piccole factory, diciamo, come fa da resistere? Vi palleggiate fra Rai Cinema e la Medusa? Domanda. Poi volevo sapere del film di Gipi, di Pacinotti, che è una scommessa seria, nel senso che dal fumetto passare al cinema e anche vedendo gli incassi sugli extraterrestri mi pare abbastanza difficoltoso con me. Volevo sapere qualcosa del film. E tira, ando bene, aspetta. No, vabbè, cioè, sono due cose molto diverse, il fumetto e il cinema. Mi intriga questo fatto di scommettere, cioè, e poi On the Road, che è il seguito di quel bellissimo film L'Urlo, presentato a settembre da voi, distribuito da voi, che è un iter, mi pare, conseguenziale di questa Bitter Generation. Sì, no, per quel tema c'è un interesse anche testimoniato da qualche pubblicazione. Sul versante editoriale abbiamo anche pubblicato qualcosa che testimonia un interesse per la Beat Generation, per quel momento, ma con difficoltà, se dovessi essere molto molto sintetico e rispondere alla domanda come andate avanti, con difficoltà perché un certo tipo di cinema è diventato più difficile perché è cambiato l'esercizio, è diventato più difficile perché ci sono meno spazi anche in televisione, quindi c'è sicuramente un momento in cui distribuire e produrre anche un certo tipo di cinema è complicato. Poi all'inizio, non so se eri già qui, all'inizio ho raccontato un po' che alcuni, cioè, tutti questi film italiani, tranne Diaz, sono in coproduzione con Re Cinema, con la quale Re Cinema siamo d'accordo, e saluto qui Cecilia Barbarana, che ringrazio nuovamente. L'ho già salutata, ho vuoti di memoria. Con Re Cinema siamo d'accordo appunto nel tenere noi in distribuzione alcuni film. Il film di cui parliamo, On the Road, invece è un film Medusa che ci viene affidato in distribuzione. Cioè, stiamo studiando anche la maniera di fare un lavoro, adesso sto ripetendo quello che ho detto prima, un lavoro diverso da quello che forse fanno queste grandi case, seguendo più da vicino i film. Mi piacerebbe che Fandango, e magari non solo Fandango, potesse fare questo anche per film non necessariamente di nostra produzione, e quindi stiamo anche parlando con altre
produzioni proprio per capire se questo tipo di lavoro lo si può fare su un certo tipo di cinema che credo ne abbia bisogno. Poi vuoi dire qualcosa a te, Gianni, sul film? Non necessariamente. È una scommessa difficile, ma soprattutto le opere prime sono tutte delle scommesse. Questo film ha delle caratteristiche. Sei giorni sulla Terra che è uscito in maniera questo ultimo. Sì. Vieni. Ok, intanto non è. Dov'è? Salve. Non è un tuo lettore. No, tranquillo. Anch'io. Non è un film sugli alieni, è un film sulla grazia e sulla verità, è un'altra cosa. Sei giorni sulla Terra è una cazzata, è il nemico del mio film. Io in sostanza ho preso in giro quelli che credono agli alieni in quel modo. Io non credo agli alieni, cioè non mi interessano gli alieni, no, non mi sono mai interessati. Una volta ne ho visto uno dall'oblò di un aereo e non mi ha fatto alcun effetto. Però in realtà è un film che racconta il percorso di un personaggio, di un uomo che non ha sentimenti. E di questa venuta di alieni in realtà è un pretesto per modificare l'esistenza. Però l'ho snidato, l'ho fatto parlare. No, ma io no, non sono timido. Assolutamente, sì. C'è il microfono e parli, cioè nel senso che... Sì, ho capito la... È un pretesto, insomma, non ho nessuna passione io per gli alieni, veramente. Mi c'è caduto dentro al film. Sono incantato e meravigliato che una distribuzione italiana ti fa fare un film, cioè, capito? Vabbè, quello è l'incoscienza. Vedremo. Va bene, ti ho risposto. Ben, bene, grazie. Domenico, qui, Pierpaolo. Domenico. No, io non voglio essere antipatico, però volevo capire sulla Diaz, se tu alla Rai gliel'hai chiesto, perché Del Brocco pochi giorni fa ha detto che tu non gliel'hai mai chiesto di entrare. Però io ho i vuoti di memoria, quindi domani glielo richiedo. Può essere che io non mi ricordi bene, domani glielo richiedo, vediamo. Qua Michele, insieme. Qualche giorno fa al Festival di Pesaro è stato presentato un film che si chiama También la Luvia e il professor Spagnoletti ha detto che c'era un interesse vostro per questo film. Corrisponde a verità oppure no? E se mi permette un'altra domanda veloce. Nella scelta dei film invece da coprodurre insieme a Rai Cinema o a... D'Usa, soprattutto i film di Matteo Garrone, di Ospet, ecco, cioè quelli quindi più consistenti anche. C'è una preoccupazione, c'è un pensiero anche legato ai temi oppure no? Nel senso che qualche giorno fa Rossella ha detto che Medusa è una società libera, come sono liberi tutti gli artisti, sceneggiatori, produttori e registi che vi lavorano. Voi avete notato qualche cambiamento in questi ultimi anni? Allora, sul film di cui parlavi prima, conosco l'argomento, non ho ancora visto il film, e l'argomento mi interessa molto, e quello che ho letto del film mi pare molto interessante, quindi è un film che sto cercando adesso di vedere per capire se possiamo trovare una forma di distribuzione. Insomma, è vero che c'è un interesse, ma non ho lavorato tanto negli ultimi giorni, quindi non l'ho ancora visto. E, quindi non so, vediamo. E, poi dicevi di Medusa, ma no, sui temi, quei due film che nominavi, Garrone e Ospite, sono due film che facciamo con Rai Cinema che verranno distribuiti da 01, ma per i motivi che dicevo prima, sono film che usciranno con un alto numero di copie, che hanno bisogno di una forza d'urto che 01 può portare meglio di una distribuzione più piccola come la nostra, e quindi saranno con 01. Con Medusa, l'ultimo film che abbiamo fatto con Medusa è La vita facile di Lucio Pellegrini, e prima l'ultimo film di Gabriele Muccino, Bacione ancora.
ma ne abbiamo fatti anche tanti un po' di anni fa. Poi tu dici se abbiamo visto delle differenze negli ultimi anni. Sui film fatti insieme no, sinceramente no. Non, ma questo l'ho detto anche tanto tempo fa, io non ho mai avuto dei problemi con Medusa i discorsi sono sempre stati molto, come anche con Regina, molto concreti, cioè, un interesse, una mancanza di interesse su un progetto spesso corrisponde a una scarsa fiducia nelle potenzialità commerciali di quel progetto e quindi dell'intenzione di non prendere magari dei rischi, però non ho avuto non ricordo di aver avuto dei problemi sui temi dei film. Poi noi sì, qualche anno fa magari di più, ma negli ultimi tempi specie con Medusa non è che abbiamo fatto dei film che abbiano dei temi così difficili, per cui non c'è stato questo. E Domenico, sono qua, ciao. Una cosa, distribuire un film non significa soltanto avere il film e portarlo nelle sale, ma anche fare dei lanci marketing che lo supportino adeguatamente, cosa che diventa ogni anno più costoso. Oltretutto i titoli che avete in listino quest'anno sono anche molto complicati da lanciare sotto questo punto di vista. No, è perché sono dei film belli, almeno sulla carta. È molto più facile lanciare una commedia piuttosto che un film di Matteo Dovere, lo so bene sulla mia pelle. E esattamente quanto... Ciao Matteo! E esattamente quanto inciderà sul budget distributivo il lancio marketing più o meno? Sì, in realtà tutti i budget vanno definiti. Come dicevo prima, le uscite dipendono anche dalla vita che avrà di festival, che avranno o che non avranno questi film. Però appunto, non stiamo parlando di uscite da 400 copie e roba del genere. Sì, penso che... un certo tipo di lavoro fatto appunto più, cioè in realtà sarebbe bello ogni volta avere un'idea per lanciare un film, appunto una strategia che cambia a seconda del film e non è sempre facile, però insomma penso che bisogna lavorare in quella direzione lì, in quel modo lì, cioè, una definizione. Un classico è definire il cinema come un'industria di prototipi, no? In cui in ogni fase ogni film è diverso dall'altro. E la contraddizione è arrivare poi nella fase finale e promuovere tutti i film nello stesso modo, con la stessa conferenza stampa, con gli stessi giornalisti, ora non prendetela male, ma insomma, nel senso che con lo stesso tipo di promozione, di investimento, di spazi andati a occupare. Sarebbe bello ogni volta avere il tempo e anche l'idea di promozione adeguata a quel singolo film. Quindi, insomma, è più in quella direzione che stiamo cercando di lavorare. Non credo che tra i film che avete visto annunciati ce ne siano, sì, forse On the Road può avere un investimento più alto, però insomma ci arriveremo. Posso? Buongiorno. Volevo tornare al discorso del... Sono Marino Pedrelli di GQ. Volevo tornare al discorso del listino in controtendenza dei nomi. Lei quest'anno sta investendo su nomi nuovi come Pacinotti. Ce ne sono altri in programma? Volevo farle anche una domanda. Se potesse strappare un talento a qualcun altro, chi strapperebbe? E poi volevo farle anche una domanda un po' più in generale. 5 film italiani su 8 nel listino.
vuol dire che, come dicevano anche i numeri, sta cambiando la situazione del cinema italiano? Come vede il futuro del cinema italiano? Le faccio una provocazione: tre idee per riportare al cinema la gente. Tre idee, neanche se ci penso un mese. Una! 10 giorni. La prima domanda che ha fatto poi era... Sulle scommesse, anche se ci saranno nuovi nomi in futuro. Sì, no, stiamo lavorando su altre opere prime e seconde. No, me l'aveva fatto un'altra domanda, all'inizio era partito in un altro modo. Sì, se c'è un talento che li potete strappare a qualcuno. Esatto. No, vorrei riprendere Paolo Sorrentino, che avevamo sempre in condominio con la Indigo Film per due film, per Le conseguenze dell'amore e Amico di famiglia. Ma a parte Paolo Sorrentino, no, ci sono degli altri progetti che sono abbastanza sulla linea di quello che si è visto oggi, se vogliamo. E poi c'è dei film che forse appunto anche almeno sulla carta hanno delle buone possibilità, un buon appeal commerciale, direbbe Pignataro, come il prossimo film di Özpetek, che adesso stiamo cercando di definire la data di inizio lavorazione. Matteo Garrone non sta ultimando per ne ancora qualcuno, ma credo sia la nona settimana di riprese del suo film. Insomma, ci sono dei progetti in partenza. C'è il film di Susanna Nicchiarelli, dal romanzo di Walter Veltroni, La scoperta dell'alba. Ci sono in sviluppo ben due progetti con Anna Negri. Insomma, ci sono dei progetti che magari annunciamo quando diventano più concreti. Poi le diceva, in quanto tendenza, un po' quello che dicevo prima, cioè, secondo me mi interessa molto di più seguire anche anche la vena creativa di certi autori che mi piacciono, che mi interessano, dei quali io e le persone che lavorano con me ci fidiamo, e questo può portare a volte verso dei prodotti più originali, altre volte verso dei prodotti magari più vicini al genere, poi si vedrà. Sì, volevo chiedere, prima di tutto quello che era possibile sapere che non avreste mai osato chiedere su Garrone. No, hai scritto tutto tu, hai fatto un articolo in cui hai scritto tutta la trama, io ho scoperto delle cose leggendo. Non è vero. No, qui insomma altre cose, perché si sa pochissimo. E poi naturalmente Venezia, cioè così, che cosa, insomma, prospettive. Venezia, tutto quello che abbiamo lo faremo vedere a Venezia nelle prossime settimane, anche perché appunto qualcosa è appena stata ultimata, anzi. Altri film sono ancora in lavorazione, proporremo e sentiremo se c'è interesse. Per adesso non c'è stata ancora neanche una visione di nessuno dei nostri film da parte dei selezionatori di Venezia. No. No, ancora no. C'è una sezione che l'ha visto, ma parlavo di Mulder e compagni, loro non hanno visto neanche Grande Nome. Scusami. No, la domanda è quella stessa, vuoi capire quali sono i film pronti che quindi in qualche modo hanno più chance di essere visti e concorrere. Ma noi li proponiamo tutti, poi sentiremo che interesse c'è e poi capiremo anche se ha senso. Capiamo anche cos'altro c'è a Venezia e in base anche a quello che può essere un'idea riuscita, capiamo se è una buona idea
andare a Venezia e dove oppure no, però insomma, dobbiamo passare ancora per una fase piuttosto importante, quella di far vedere a loro i film e capire se c'è un interesse o no. Ancora no. La verità è sì, non lo direi. Per essere sincero, non, se fossimo tanti è vero che non lo direi, però non lo direi, come sa che non lo dovrei dire, però è vero che non l'abbiamo ancora. Penso che Mueller sia ancora fuori fino all'8 o 10 di luglio, quindi da quel momento in poi vedranno i film a Venezia, li manderemo su e vediamo. Posso? No, era sulla. Sì, innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito, anche buona annata, ecco, tutto questo che è in corso, anche per tutto ciò che è in corso di lavorazione. E si è detto della pugliesità, no? Molta pugliesità. Al di là dei nomi, dei tanti nomi che oggi circolano, insomma, di registi, di bravi attori. E questa terra così bella per essere anche raccontata, che molto avrà anche da dare a chi cerca di fare opera di territorio all'interno della sua geografia, anche per la sua posizione particolare in rapporto al Mediterraneo, pensa che questa terra finalmente si libererà da uno stato di marginalità dove per decenni è stata confinata, perché tutto sommato lei è stata una apripista in merito alle produzioni, ha portato, diciamo, no, appunto la Puglia a Roma, diciamo, e poi altri. Grazie, no, mi scuso per questa, ma mi sono detta un documento sulla legge, ecco, della fiscalità, ecco, mi ponevo anche il problema della promozione di questa terra in rapporto anche alle produzioni. Grazie. Posso chiamare allora uno dei prodotti migliori della terra degli ulivi, Pippo Mezzapesta, che potrebbe rispondere lui. Corallo non lo vedo, qui. Ah, ecco. Però se posso dare la precedenza. No, tu sei che hai portato la Puglia a Roma. No, vabbè, in Puglia si sta verificando un fenomeno ormai da qualche anno. Un rinnovato fermento che si sta riversando sia nel cinema che in tutte le manifestazioni artistiche, quindi credo che sia un po' lo specchio dei tempi questa presenza di nuovi registi, tempi che chiaramente sono cambiati da qualche anno a questa parte, sì, da poco meno di un decennio. E per quanto riguarda il mio film, lui l'ha definito un prodotto pugliese, però credo che abbia lo stesso rapporto con la Puglia che il film di Gipi ha con gli alieni, soltanto che nel mio la Puglia non è un pretesto, è un luogo in cui si svolgono le storie di questi personaggi, di queste solitudini che si incontrano. Comunque la Puglia, che non è una regione ricca, è un luogo dove si è deciso di investire sulla creatività, sulla cultura, sullo spettacolo, tutta una serie di cose che almeno lì non sono state viste come marginali, superflue, inutili, addirittura fastidiose. Quindi, sì, anche attraverso la Film Commission è stato anche è stato riconosciuto come un modo per raggiungere un arricchimento, per attirare investimenti, per attirare turismo, quindi è stato sicuramente positivo. Sette, di cui una già finita, quasi finita. È una coproduzione con altri due paesi, uno è appunto la Romania e la Francia. In Francia c'è Jean Labadie, Le Pac, che è il nostro coproduttore in Abemus Papam e nel film che Matteo Garrone sta girando in questo momento, è distributore anche di Gomorra. E in Romania c'è il nostro produttore, si chiama Bobby Paunescu, che è anche un regista, del regista di Francesca, quel film che era a Venezia un paio d'anni fa.
e la sua società si chiama Mandragora e loro sono coproduttori lì in Romania di questo film. Giriamo lì perché così facendo riusciamo a, anche a contenere per quel che è possibile i costi, perché sarebbe impossibile bloccare la città per tanto tempo, perché quello che andiamo a girare, soprattutto tutto quello che è successo nella strada antistante la Diaz, cioè la strada che divide la Pascoli dalla Bertini, insomma tutta quella zona lì, ci avrebbe portato a lavorare per molte notti, sarebbe stato difficoltoso, quindi abbiamo ricostruito tutta quella parte lì e quindi insomma, la lavorazione va avanti ancora 6 settimane lì, poi si sposta a Genova. Sulla Diaz, dove appunto ogni volta che parlo faccio danni, vorrei solo aggiungere che poi l'ho letto da qualche parte, film boicottato, non è un film boicottato, è un film che sapevo sarebbe stato difficile produrre e ho avuto conferma e ho quotidianamente conferma di questo, però insomma detto ciò più bello chiamarlo indipendente che boicottato alla fine. E anche sul discorso della polizia non mi aspettavo una collaborazione in mezzi, divise, eccetera, eccetera, ma non è nemmeno un obbligo, va bene così, non muore nessuno, non cambia la vita del film, insomma, l'importante è riuscire a farlo. Ma adesso che dobbiamo far fronte noi a circa un 70% del costo del film quotidianamente, c'è una maggior fatica, però insomma. No, va bene così. Scusate, ma Rai Cinema non ci può dire perché non ha accettato il progetto una volta per tutte? Mi hanno detto che lo ripropongo domani. Procacci, sul piano produttivo, l'investimento generale che fa Fandango ogni anno tra produzione e acquisizione, c'è una cifra che può darci? Sicuramente una cifra ci sarà, però diciamo che il nostro forte è proprio i piani finanziari, non è che siano proprio la caratteristica prima della Fandango, della sua, per cui adesso se tu mi chiedi una cifra con quanto investiamo quest'anno, ho bisogno di andare lì in ufficio perché mi a fare dei conti, te lo posso anche dire, ma così no, non lo so, stiamo producendo tanto negli ultimi anni, stiamo producendo circa 5 film all'anno, 5 film italiani, 4-5 film italiani all'anno, che è tanto per le nostre dimensioni. Però tradurre in investimenti. No, le chiedo questo, scusi, non per essere troppo tecnico, ma perché l'anno scorso il Ministero aveva in tutto a disposizione 27 milioni di euro tra opere prime, opere seconde, fondi di garanzia, documentari e cortometraggi. Qualche giorno fa Rai Cinema ci ha detto che così l'investimento in chiave di produzione si aggira, mi pare di ricordare, sui 45 milioni di euro. No Medusa dice che ne investe in produzioni 70. È interessante sapere un po' Fandango come si muove all'interno di questi due. Temo che stiamo sotto. Sì, lo so. per una questione di ordine o di grandezza, anche per sapere, insomma, se siete un'impresa florida, eclettica, che lavora su più campi, quindi immagino che un rigore ferreo anche dal punto di vista della no, poi io lo faccio un po' così, ma in realtà un'attenzione è chiaro che c'è, però
ma Fandango fa anche attività anche diverse, appunto, quindi poi bisognerebbe un po' scorporare le cifre, e non pensavo fosse il discorso di oggi, quindi non glielo so dire, in questo momento non glielo so dire. Anche Matteo Rovere che... non ti risponde. Io farei dire a Matteo due parole sul suo film, visto che è il terzo regista presente. E... poi forse. Ciao, buongiorno. E ciao, grazie dell'intervento. E, sì, questo film qui è tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, Gli Sfiorati. Me l'ha proposto Domenico. E evidentemente non sufficientemente spaventato dal film precedente. E quello difficile forse da distribuire. E, è un film completamente diverso, nel senso che è una commedia e ambientata ai giorni nostri, dal e parlo speriamo che possiate vederlo presto, così poi magari c'è uno scambio che è un po' difficile fare poi senza un qualcosa di concreto, no? Di condiviso a livello di opinioni e punti di vista. E quando uscirà, lo potremo. Il film è praticamente pronto, usciremo sicuramente dopo l'estate e magari avremo uno scambio, che dici, più concreto, più solido. Vuoi dire tu qualcosa? No? Volevo sapere allora di come date, non puoi dirci ancora niente, in genere siamo abituati a sapere il film di Natale, quindi non avete ancora fissato niente di sicuro. No, il film di Natale no. Non so se ce l'abbiamo, ma come provocazione c'è una data, la fai te. No, mi dispiace non darvi delle date precise, già a fine luglio, quando si aprirà, se qualcosa di quello che avete visto va a Venezia o no, già lì un po' di cose si cominciano a definire. Per il momento no. A Roma ci avete portato? Ci pensiamo tutti i giorni. Però anche lì non abbiamo ancora fatto vedere nulla. Grazie a tutti.